po' di Pasqua su Arte per te. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già Ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te. Finalmente è ritornato il periodo prepasquale. I periodi che vanno prima delle feste, lo sapete, sono i miei preferiti, perché fervono le idee in mente per preparare 200 lavoretti diversi. Oggi faremo insieme un bigliettino per Pasqua, un bigliettino carino che vedrete spostandoci insieme sul piano del lavoro. Ed ecco l'occorrente per creare il nostro bigliettino di Pasqua, un bigliettino a forma di uovo. Quindi ci servirà una sagoma a forma di uovo e una sagoma a forma di tuorlo, che quindi si incastri perfettamente all'interno del nostro vetto. Queste potrete scaricarvele cliccando sull'album Bigliettino di Pasqua 2014 sulla pagina Facebook di Arte per te. Qua sotto nel box informazione troverete il link di accesso diretto all'album in questione. Cliccatelo, quindi non mi chiedete nei commenti non lo trovo, cliccate direttamente sul link e accederete direttamente all'album. Se invece accedete alla pagina Facebook basterà cercare tra le foto l'album Bigliettino Pasquale 2014. E allora, le sagome. Una colla, che può essere una vinavil, una colla aceto vinilica, un attaccatutto, quello che volete, anche una colla in stick per questo lavoro va benissimo. Io farò questo bigliettino con dei tovagliolini di carta, perché userò questo bigliettino come menù per il pranzo, per la tavolata di Pasquetta. Quindi è un bigliettino abbastanza versatile, potrete usarlo sia per mettere un pensiero gentile accompagnato al vostro uovo di Pasqua reale, sia come appunto card menu da far trovare sul tovagliolo ai vostri commensali. Decidete voi. Per farlo per la tavola ho scelto i tovagliolini di carta. Se invece, ma anche per bigliettino comune, potete usare i tovagliolini di carta, questi li ho comprati alla Lidl a poco più di un euro a confezione, ma non li consumerò tutti per i bigliettini. Mentre se volete potete farlo anche con la carta velina, con la carta crespa e perché no anche con la stoffa. Poi una matita e un paio di forbici. Io per decorare userò queste perline, ho comprato tutte queste a 1,50 euro dai cinesi, le ho comprate come vedete in varie forme e varie misure, sono delle perline adesive, perché con queste vi dico adesso che ci faremo anche la cover primaverile, la cover dell'iPhone per noi ragazzuole. E allora userò queste micro perline che prendo dai cinesi, tutta questa quantità infinita a 1,50 euro. Quindi due cartoncini, uno un bianco sporco e uno appunto un giallo tuorlo. Cominciamo subito. Con una matita ricalcate la sagoma del tuorlo e ritagliatela. Perfetto, adesso questo lo potete buttare mentre questo lo mettiamo da parte. Piego un foglio su cui ci stiano, misurandole precedentemente, due sagome di uovo, quindi lo piego esattamente in due, quindi la misura del foglio varierà in proporzione alla grandezza dell'uovo che avrete scelto di fare. E piego, ricalco il mio vetto facendo attenzione di sbordare leggermente da un lato, in modo che questa parte, essendo in doppio, rimanga unita. Ok, possiamo ritagliarla. E il nostro bigliettino già di per sé è pronto come corpo. Prendiamo i nostri tovagliolini e così come sono piegati ricavatevi tanti quadratini. Quindi dai quadratini ritagliatevi dei cerchietti. Non importa che siano dei cerchi perfetti. Così. Tagliatene tanti, quindi tagliate circa 3-4 fazzolettini, tutti a quadratini e poi tutti a cerchietti, con entrambi i colori,
Bene, io ne ho tagliati veramente tanti, ma io devo farne molti bigliettini, quindi ho tagliato 3 gialli scuro e 3 giallo chiaro, ma voi potete tagliarne 3 in tutto, penso che siano più che sufficienti. Adesso cominciamo ad assemblare il bigliettino. Per non sporcare il retro del bigliettino lo inserisco dentro un tovagliolino di carta, così lavorerò tranquilla senza paura appunto di rovinare tutto il retro. Cosa dovremo fare? Con una colla, qualunque colla, io in questo caso utilizzo l'attaccatutto, così la finisco perché questo barattolo non mi sta più finendo. Ne metto un po' e piano piano comincio dal giallo più scuro. Prendo questi cerchietti, così, e li divido in 4. Così, in maniera un po' frastagliata, e vado ad appoggiarli sul bigliettino. Divido in 4, piego 4 e appoggio le punte. Piego e appoggio e faccio via via tutto il giro. Piego e appoggio su tutto il giro esterno e non c'è bisogno di essere particolarmente rifiniti o ordinati. Si piegano in 4 i petali, così, 1 e 2. Quindi si schiaccettano un po' e si appoggiano l'uno sull'altro. Adesso facciamo un secondo giro sempre giallo. E con la colla prendiamo anche le punte dei tovagliolini che abbiamo appiccicato prima, così li saldiamo ben bene. Il secondo giro quindi verrà automaticamente più indentro rispetto al primo. Ok, finito il secondo giro, che carino! Terzo e quarto giro li faremo invece con i tovagliolini panna, sempre grande giro di colla che passi anche sulle punte dei precedenti, così, e cominciamo a fare il nostro terzo giro, sempre più giù ovviamente, quindi a chiudere mano a mano. Procedo col quarto giro e quindi poi riprenderò il giallo, farò 2 giri, poi diventerò di nuovo il giallo chiaro, farò altri 2 giri e via così, sempre alternativamente, fino ad arrivare al centro assoluto. Perfetto! A questo punto tutta la superficie del biglietto è ricoperta dalla carta. Ora però bisogna far prima asciugare la colla in modo che fissi definitivamente la carta e solo dopo, quindi non fate come me, io lo sto facendo solamente perché ho fretta e voglio fare il lavoro con voi, quindi allargate piano piano, sfogliate così ad aprirli tutti i fiorellini, quindi sfogliate ben bene. Guardate che bellino già così. Quindi adesso è arrivato il momento di appiccicare anche il tuorlo finalmente. E allora prendiamo bene la misura, qui nel tuorlo scriveremo il nostro messaggino. Voilà, chiudiamo. E il nostro bigliettino tutto morbido e vaporino, tutto vaporosino, è pronto per essere adagiato sui nostri tovaglioli. Potete anche farlo molto più piccolo, man mano che poi si appiccica, mi raccomando, io ancora qua ho tutto molto fresco, quindi non posso muovere, vabbè, faccio così, portate in su i petali e se volete di tanto in tanto potete decorare anche con una perlina, guardate, e poi di tanto in tanto sul giallo apriamo i fiorellini e inseriamo una perlina, quindi una qui. Questo farà stare anche i fiorellini molto più aperti. Una qui, uno qui. Molto, molto bellini. Si vedono poco, quindi stanno bene, perché se si vedessero tanto a me darebbero fastidio. E quindi, per farli venire ordinati, applicateli specularmente, uno qui e uno qui dall'altra parte, in modo che vengano proprio uguali, e una qui. E insomma, a fantasia, guardate,
decorate con le perline tutte le parti gialle e daranno quel tocco di lucentezza a un bigliettino un po' opaco, in modo che quando si avrà tra le mani poi sarà tutto anche perlato e non soltanto con i toni del giallo, ma la perla riprenderà appunto l'avorio del giallo più chiaro. E allora proseguo così su tutto e poi ve lo faccio vedere alla fine, naturalmente. Ed eccolo qui il nostro bigliettino bello e finito, l'esterno tutto morbido e con le perline e l'interno invece un bel tuorlo dove scrivere quello che ci pare. Abbiamo finito, ora le foto e poi ci rivediamo di là. Spiritoso, romantico romantico all'esterno e poi poppete con l'uovo sodo dentro. Così facciamo contenti sia un po' mamma che papà e spiazziamo lo spettatore del bigliettino che magari si aspetta una frase romantica e invece trova un bell'uovo sodo all'interno del nostro cadeau. Ricordate sempre di spiazzare con i bigliettini in modo che questi rimangano alla mente più a lungo. Spero che questo bigliettino prepasquale vi sia piaciuto e che questo video vi torni utile. Se è così, mi raccomando, regalatemi un bel pollice in su in modo che Arte per Te rimanga sempre alta nelle visualizzazioni e possano visualizzarle il più alto numero di persone possibili. Bene, io vi ringrazio sempre di esserci così tanti e così carini ed affettuosi. Vi voglio un mondo di bene, vi auguro una giusta, sana, felice e serena preparazione alla Pasqua e noi ci rivediamo al prossimo video pasquale che sarà molto molto presto. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, arrivederci, alla prossima!